qui e abitavano in chiave di gatto. Sì. Potevano avere gatto. Naturalmente credo che qua ci fosse cemento. Sì. Nicola Di Matteo guida il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, nella visita al luogo dove il fratello Giuseppe venne ucciso su ordine di Giovanni Brusca dopo 779 giorni di girovaga prigionia voluta dal capomafia per vendicare la collaborazione con la giustizia di Santo Di Matteo, il padre. Trascorsi 26 anni da quel giorno, la visita dell'edificio di Contrada Giambascio nelle campagne di San Cipirello evoca sempre lo stesso turbamento. Pensare a quell'anno che ha trascorso qui effettivamente induce veramente a delle riflessioni, a un pensiero veramente nei confronti di questo bambino, cosa può essere stato, e soprattutto di conferma della lotta che bisogna mantenere altissima nei confronti della criminalità organizzata nei territori in cui questo è potuto avvenire. All'esterno dell'edificio si piantano arbusti di viburno. All'interno della casa del fanciullo a San Giuseppe Iato invece ha trovato collocazione una statua in bronzo del ragazzino donata dallo zio Nunzio. E qui la commissione prefettizia che guida il comune dopo lo scioglimento per condizionamento mafioso mostra il progetto per creare un parco in un terreno confiscato ai Brusca, un cognome che evoca ancora logiche distorte di violenza. Siamo fermamente convinti che tutto ciò possa cambiare, in piccoli gesti quotidiani, in azioni concrete, non parole e proclami, ma piccoli gesti concreti di ognuno di noi.